bentornati cari amici ad un nuovo appuntamento con la dottoressa Giovanna Breccia. Intanto voglio ringraziarti Giovanna perché attraverso questi incontri stiamo conoscendo di più alcune nostre patologie nascoste, anche nostre predisposizioni più o meno naturali, e ci aiuti a capire, a far luce su tante piccole e grandi problematiche della nostra vita. Oggi vogliamo parlare di un argomento veramente scottante, che è la depressione. Se ne parla tanto. Forse 40 anni fa se ne parlava poco o niente, si parlava di un male oscuro, ma non si capiva bene cosa fosse. Invece negli ultimi anni veramente gli studi si moltiplicano su questa vera e propria malattia che ha delle origini particolari. E, vorrei chiedere a te soprattutto, cos'è la depressione? È una parola talmente inflazionata oggi e si usa per esprimere tantissimi stati delle persone. Ma possiamo dire che c'è depressione e depressione, c'è lo scoraggiamento che è tanto umano e appartiene a tutti noi in determinati momenti della vita, per determinate circostanze. È normale scoraggiarsi, perdersi d'animo dopo un lutto, una perdita, la fine di un amore, la perdita di una persona cara, la perdita del lavoro. È normale. E sarebbe mostruoso se una persona non soffrisse, non avesse un profondo senso di perdita, di che lutto. Non è però veramente una depressione, ecco. No? Oggi si parla di depressione anche per cose di questo genere. Le persone dicono: ah, mi sento molto depresso, mi sento depresso, poi abusano anche di antidepressivi, purtroppo. Però ecco, è importante appunto la causa che può determinare questo stato d'animo, che è più che giustificabile in certi casi, e la durata di questo fenomeno. Per esempio, se perdo una persona cara, devo avere del tempo per poter elaborare questo lutto. E certo, non posso nel giro di pochi giorni risolverlo, ci vuole molto tempo. Diciamo nell'arco di 6 mesi, un anno, ecco, posso ripristinare il mio equilibrio preesistente, ma non sempre questo accade. E allora dobbiamo pensare veramente a qualcosa che è preesistente. Ecco, questo ti volevo chiedere. Si afferma spesso che le cause della depressione siano endogene, ma si può parlare di una vera predisposizione a livello proprio di congenito? Ma chi lo potrà mai dimostrare? Qui la teoria dell'endogeno va per tutte le malattie, per tutte le patologie fisiche e psicologiche, ma io credo che noi tutti abbiamo tutte le predisposizioni possibili e immaginabili, altrimenti diventiamo dei razzisti dell'anima, che uno è più predestinato ad ammalarsi rispetto ad un altro. Non credo affatto, o comunque non lo potremo mai sapere, almeno fin qui la scienza non dice nulla, anche se illustri studiosi hanno tirato fuori la teoria della depressione endogena. E lasciamo perdere adesso per il momento questo argomento perché è molto lungo. No, ci sono invece dei condizionamenti, ecco, ambientali. Ecco, per esempio, ecco, il condizionamento, anche quello sociale, in un tempo come questo, dove c'è una crisi che dona profonda insicurezza alle persone, alle famiglie, mettiamo questi papà che si suicidano, no? Questi padri di famiglia che perdono il lavoro, perdono ogni speranza di poter in qualche modo provvedere alla propria famiglia, quindi vengono privati proprio del loro humus di uomini, di casa, no? Cioè, questo può essere influente a livello depressivo. Certo, però non tutti si suicidano. Infatti, quando perdono il lavoro o quando succede un terremoto o qualcosa di tragico, no? No. Ci sono dei motivi sempre di fondo, risalenti sempre alla storia personale, ai condizionamenti ambientali e soprattutto alle convinzioni, proprio alle credenze che sin da piccolissimi abbiamo strutturato nel nostro cervello arcaico, nel nostro cervello emotivo. Ci sono come dei comandi o dei divieti o delle informazioni nel nostro cervello arcaico che determinano automaticamente il nostro modo di pensare senza che noi ce ne rendiamo conto. Allora un fallimento, una sconfitta, un insuccesso, una perdita di lavoro
possono essere elaborati in diversa maniera a seconda dei costrutti mentali che noi abbiamo dentro di noi. Naturalmente questi costrutti primitivi, queste mappe cognitive, questi nuclei cognitivi primigeni, è chiaro che possono essere modificati. In fondo l'analisi, il percorso analitico, volge proprio a questo fine. Riscegliere, ecco, proprio. Certo. Quindi diciamo che alcuni eventi traumatici possono essere la scintilla che innesca poi un processo depressivo. Certamente, sono degli input che scatenano qualcosa che comunque è preesistente. Quindi un lutto, la perdita di un lavoro, una separazione, un tradimento, una delusione, no? Una malattia. Anche. Una malattia fisica. Ci sono diversi modi di reagire a seconda dei costrutti mentali, dei convincimenti arcaici che sin da piccolissimi abbiamo messo dentro e che dirigono automaticamente la nostra vita, ci fanno interpretare l'evento X, Y o Z in una maniera o in un'altra. Per esempio, un fallimento può essere vissuto appunto come un errore di cui io mi sento anche responsabile, oppure un incidente di percorso, o può essere vissuto come una profonda colpa, come un senso negativo. Ecco. E questo perché nel mio convincimento arcaico io sono responsabile di tutto e quindi ne sono colpevole. C'è forse anche un comando antico, non sbagliare mai, no? Un comando che diventa... L'educazione del bambino è importantissima. Per carità, l'errore non va giustificato. Un genitore che dice bravo a un figlio che ha sbagliato non è un buon genitore. Però che lo colpevolizzi sempre per l'errore non va neanche bene. Allora, se un bambino, e tutti sbagliamo, è normale, e sbagliando si impara, e la natura va avanti per infiniti tentativi ed errori, ma la natura non si scoraggia mai, mai. Ecco. Allora il genitore ha la funzione di aiutare la persona a capire perché sta prendendo una strada sbagliata, che cosa sta succedendo, e di aiutarlo e di incoraggiarlo soprattutto. Invece purtroppo oggi nella corsa quotidiana, nell'affanno quotidiano, nella nevrosi quotidiana dei genitori, nell'ansia continua, è facile criticare, è molto facile. Invece è importante accettare di poter sbagliare, accogliere anche le conseguenze del proprio sbaglio e cercare di gestirle al meglio, cogliere l'esperienza anche negativa come una risorsa per migliorare e per ripartire. Certo. Quindi sarebbe un meccanismo più sano. Abolire ogni perfezionismo eccessivo, il senso sì. Perché la vita è fatta di imprevisti. E abolire il controllo anche. Questo dovere sempre essere responsabili anche di un ipotetico futuro. Il futuro non c'è perché. La persona depressa, veramente depressa, ha un costrutto mentale dove i nuclei cognitivi sono completamente negativi. Allora il passato, anche se bello, è vissuto negativamente perché è perduto, non c'è più. Oppure tutta una serie di errori, è visto così. Il futuro appare come una nebulosa, incerta, non controllabile, dove io sicuramente non sarò abile a fronteggiare gli eventi, perché non ho fiducia in me stessa, non l'ho potuta sviluppare. Il presente non è assolutamente considerato. La persona è quindi fuori. Perde proprio la vita, il senso della vita sul momento, il depresso. Certo, una delle caratteristiche della persona depressa è questo, pensare continuamente al passato e al futuro, perdendo di vista il presente. Quindi togliendosi ogni piacere, ogni gioia di vivere. E anche il senso della realtà, delle cose, che può essere anche molto grave, molto importante, ma può essere anche ridimensionato, no? In tutto questo, la depressione cosiddetta reattiva, cos'è e dove si colloca? Allora, io direi che non c'è disagio psichico che non venga accompagnato da un vissuto depressivo, perché se sto male fisicamente, o ho l'ansia, o soffro di un disturbo ossessivo compulsivo, o qualunque altra cosa, è chiaro che mi scoraggio, mi dispero, non so come fare, quindi si accompagna sempre a qualunque altro tipo di disturbo, sempre. Ma è umano tutto questo? Molto umano. E sto pensando per esempio ai casi di depressione postpartum.
che spesse volte vengono, come dire, trascurati, no? Non vengono carpiti in tempo e succedono poi anche tragedie serie, insomma. Come mai la depressione postpartum e com'è possibile intercettarla ed eventualmente guarirla? Questo è un argomento molto importante perché nella cultura tradizionale medica sembra quasi un fatto normale che una donna, chissà per quale motivo fisiologico, no, ormonale, abbia questa caduta dell'umore, questo sentimento di non potercela fare ad allevare un figlio dopo aver partorito. Naturalmente non è così, non è Non è così scritto nella storia semplice, naturale della no, donna, assolutamente insomma. no. Evidentemente anche qui c'è un vissuto di disistima personale, di impossibilità a reggere un ruolo genitoriale, cioè la persona non ha sviluppato quella sufficiente fiducia in sé che le ha permesso di accedere ai livelli di autonomia, quindi di accedere ai livelli di genitorialità per assumere il carico delle responsabilità che un figlio comporta. E quindi si sente persa, non ce la fa, ha